L'ultima intervista l'avevamo lasciato con un vestito, insomma, abbastanza particolare, visto che era il periodo di carnevale. Padre, posso chiamarla così, abbiamo raggiunto il traguardo, l'abbiamo raggiunto con una naturalezza incredibile. Bontà del vostro lavoro e bontà di questi ragazzi. Bontà sicuramente dei ragazzi che stanno crescendo e bontà di tutto il lavoro fatto da tanti anni, dal progetto Albatros. Da quando sono piccoli ragazzi che gli insegniamo a nuotare e poi quando diventano grandi gli proponiamo l'agonismo e riusciamo a pian piano a fargli capire qual è la competizione e, diciamo, soprattutto gli diamo un'etica sportiva e un attaccamento alla società. Sono molto contento, saranno, come possiamo dirlo, Sardinia di Esche porta le medaglie, la televisione porta le medaglie, sarà il vestito da Papa alla festa che abbiamo organizzato in collaborazione con il Circolo Le Iene. Grazie a Daniele Deiana siamo riusciti a ripagare tutta la trasferta, quindi abbiamo dato una grossa mano ai genitori e, diciamo, abbiamo fatto una bellissima trasferta in relax e sono arrivati anche i risultati. E questo progetto, il progetto Albatros, si perde ormai nella notte dei tempi, però si parlava agli albori di inclusione, di aperture, e mi pare che adesso le cose siano davvero a un ottimo livello e chi volesse saperne qualcosa di più, chi volesse conoscervi meglio, è sempre una porta aperta per tutti, perché questi ragazzi poi lo hanno dimostrato in vasca e nel quotidiano, non ci sono limiti. No, assolutamente no, i ragazzi ci mostrano ogni giorno che limiti ce l'abbiamo noi, ma limiti veramente non ce ne sono, i ragazzi sono stati un ariete, diciamo, hanno aperto tante porte e tuttora aprono veramente un mondo che stiamo scoprendo e stiamo crescendo tanto con loro. E come abbiamo detto prima Gabriele, ci stupiscono ogni giorno, queste gare sono state fenomenali, il gruppo è bello unito, i ragazzi sono molto divertenti, fanno molto a sasse, sì, c'è molta cionfra e ci hanno fatto tutti i complimenti, abbiamo animato tanto la situazione a Fabriano e ai campionati italiani e loro erano sempre sorridenti, anche nel momento di sconforto o di illusione, perché può essere anche che la gara può andare bene o male, ma i ragazzi sono sempre sorridenti e contenti e pronti a migliorarsi nella gara successiva. Grazie. Grazie a tutti, grazie a Sardegna Dies, la televisione veramente che porta le medaglie. Ci vediamo ai campionati regionali e forse una chicca ai campionati italiani estivi che staranno a Chianciano Terme a giugno. Ciao a tutti, grazie.